Buongiorno amici, ben ritrovati, buon lunedì, buona settimana a tutti. Noi siamo svegli da tantissime ore già, perché questa mattina abbiamo raccolto una parte delle verdure, perché domani abbiamo la nostra prima giornata di consegna, siamo quasi emozionati e pieni di ordine, non pensavamo così un successo. Bene, oggi vado a fare per la mia family, che sarà affamatissima, delle rosette differenti. Avete visto la foto ultimamente, perché l'avevo pubblicato uno short, non mi ricordo, ora vi faccio il video. Sono delle rosette differenti perché invece delle solite rosette bolognesi con prosciutto cotto, formaggio e la besciamella, qui andremo a mettere una, oltre al prosciutto cotto, un impasto di verdura e formaggi, noci, insomma, tipo l'altra volta io l'ho fatto col cavolo nero, insomma ci vuole una qualsiasi verdura verde, spinaci, bietole, o il cavolo, col cavolo nero è venuto strambalato l'altra volta, oppure io oggi uso le foglie di quercia, che è questa lattuga, vedete, che io ne vado a fare una quantità, vedete, ho un secchio qua grande, le foglie di questo, ci sono queste lattughe con queste foglie che assomigliano alla rucola ma sono molto più grandi. Quindi, oppure gli spinaci, quello che avete, ripeto, con il cavolo nero viene fantastico, perché dopo andremo a passare nel robot a tritare e a fare come un pesto che assomiglia al pesto di come il pesto di cavolo nero, che in questo canale trovate la ricetta. Ok, questa c'è una foglia brutta, la cavo. E poi andremo a fare questo ripieno man mano. Intanto andiamo a dare uno scotto alla verdura che scegliete, che siano spinaci, bietole o foglie di quercia o altro. E andiamo a dare uno scotto, lascio bollire 5 minuti, poi metto a scolare, spingo un po' che esca l'acqua, poi andiamo avanti. Nel frattempo prepariamo della besciamella. Non sto a fare il video della besciamella perché in questo canale trovate il video della besciamella col microonde, c'è la besciamella tradizionale, quindi io vado a fare 2 litri di besciamella. E poi ci vediamo dopo. Eccoci qua amici, provo di farvi vedere in questa confusione che ho questa mattina, scusate, ma chi non fa niente non succede niente. Allora, nel robot ho passato le verdure, nel mio caso ho usato le foglie di quercia e le ho tritate, le ho scolate un po' senza star là a strizzare come una pazza, non è che... Però gli ho dato una strizzata, ora io le metto nella planetaria, se no le mettete in un contenitore, dopo impastate a mano per andare a mettere gli altri ingredienti. Riprendo il robot senza bisogno di lavarlo, perché non ci serve lavarlo. Sposto qua un attimo la planetaria, la carta. Non ti do una cucina troppo piccola. Poi un peperoncino. Tac. Del basilico lavato, scolato, così, intanto che faccio questo lavoro colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti, ieri, beh, complimenti per Matteo, il regalo che ha avuto, insomma, tutte queste belle cose voi che ci sostenete, e come vi dicevo domani abbiamo le nostre prime consegne, sono tantissime e stiamo lavorando proprio per questo, insomma, che dire, è bello. Poi, ops, un bel pugno di noci o mandorle, se mi piacciono anche i pistacchi, fanno bene. Io ci vado a mettere così, 2 pugni di noci perché è una quantità abbastanza grande. Ricotta, una... avevo visto c'era qua, allora, 2. Allora, il bello di questa ricetta, non vi ho ancora detto poi qual è la furbata di questa ricetta, di queste rosette, è che non andiamo a cuocere, oh, mi sono bagnate le mani, non andiamo a cuocere la pasta prima. Sapete come si fa con la pasta al forno? Niente, questo non si apre, un coltellino. Che la pasta al forno, sia le rosette, la pasta si cuoce prima in acqua bollente, poi si mette in acqua fredda, si mette in un canavaccio a scolare, cioè una pippa che non finisce più.
Ecco, noi scavalchiamo questa cosa perché ho provato, riprovato, credetemi, viene buonissimo. Pecorino romano. Ragazzi, io vado a pugni qua, perché dopo dipende. Queste sono ricette che è un po' difficile dopo dare le dosi a peso preciso, perlomeno per una come me. Ci sono molto, persone molto più brave, ma io a fare questo lavoro qui vi metterò a pugni all'incirca, ecco, non vi metterò il peso. Poi, per chi vuole ci sta bene anche un po' di aglio, un po' di cipolla, quindi io adesso vado a prendere. Tanto le va un giro di alze. Così andiamo a impastare bene, a tritare, perché si devono tritare le noci, tutto quanto. Poi un attimino mettiamo un uovo e voilà, e andiamo a lavorare ancora. Tutto questo impasto lo andiamo ad unire alle verdure. Poi adesso ci metto un po' di cipolla tritata e uno spicchio d'aglio e poi vado a lavorare tutto quanto nella planetaria per dare l'ultima cosa e poi dopo andiamo a preparare la nostra pasta. Nel frattempo ho fatto 2 litri di besciamella e mi vado a tagliare il prosciutto cotto, oppure lo comprate già affettato, perché il prosciutto cotto ci sta bene. Ah, dimenticavo, la noce moscata ci sta bene, vedete voi, però ci sta. Ecco qua, ho messo tutto nella planetaria, ho girato, questo è il composto, allora, che assomiglia a quello dei ravioli, dei tortelli, però non è. Ho aggiunto un pochettino di aglio e cipolla e se lo trovate troppo umido potete aggiungere un cucchiaio di pangrattato, io ho aggiunto un altro pugno di parmigiano, quindi ho messo un po' di pecorino romano e un po' di parmigiano, poi vi metto tutti gli ingredienti. Ora andiamo sulla spianatoia, che ho preparato la besciamella e ho fatto l'impasto della pasta con uova e farina, come si fa la pasta, le tagliatelle, insomma ogni etto di farina un uovo, quindi una classica pasta, e andiamo sulla spianatoia. Ho tirato la pasta, mi sono tirata avanti con i lavori, vi tirate la pasta con mattarello, rotonda, come volete, e sotto metto un foglio di carta forno, io lo metto, poi ho la sfogliatrice qui, mi è abbastanza comodo. Prendo il nostro ripieno, naturalmente l'ho assaggiato di sale, di tutto, e in questo modo lo vado a stendere senza cuocere la pasta e non metto besciamella prima. Nelle rosette classiche si mette la besciamella e poi si mette il ripieno. La besciamella la metterò solo alla fine in un colpo. Come vi ho detto prima, spero di avervelo detto, la besciamella la facciamo più liquida. Quindi ad esempio io di solito metto 4 cucchiai di farina in 1 litro di latte. Qui ne ho messi 2,5 e poi lo andrò a diluire un altro po'. Questo ci evita di fare il passaggio, e non poco antipatico, di dover cuocere la pasta prima nell'acqua, poi passarla nell'acqua fredda, metterla nei conovacci, che va bene. Però cosa succede? Fa sì che sia una pasta che la facciamo solo in grandi occasioni. Non ci mettiamo spesso a farla per questo motivo. Invece in questa versione... si fa quasi prima che fare delle tagliatelle al ragù, per dire. Ora che fai il ragù, hai un po' di verdura, diventa una pasta molto molto facile, alla portata di tutti. Così, questo lo potete fare anche con la sfoglia fresca che vendono, quelle nel banco frigo. Ora, ok, una volta stesa questa, prendo il prosciutto cotto. Prendo il prosciutto cotto di qualità, e poi lo vado tutto a stendere, così. Questo prosciutto cotto che ho affettato io, e faccio tutto
lo strato. Ecco qua, guardate. A questo punto, volendo, io non lo faccio, potete mettere anche una manciata di parmigiano anche qui. Io non lo faccio con il foglio di carta forno, che è comodissimo. Potete usare anche un canavaccio, però. Di qua. Un altro giro. E poi. Poi, coltello. Allora, volendo, potete tagliarla a metà, metterla un attimo, 10 minuti in congelatore, che diventa più dura, le fette vengono più belle, ma non ce n'è bisogno. E poi inizio ad andare a tagliare le rosette così. Poi un altro consiglio: se le dovete mangiare la sera, le fate la mattina, ancora meglio, cioè le preparate e poi le lasciate lì 2-3 ore prima di cuocere. Così le taglio tutto, dei tagli netti, così. E poi una teglia dove fate la pasta al forno. Allora, io quando faccio la pasta al forno, questa, le rosette, perché sposto un po', e le melanzane alla parmigiana, spesso uso queste teglie usa e getta, perché lavare, voi donne lo saprete, le teglie dove si fa la pasta al forno, queste paste qui da lavare sono terribili. E quindi quando le trovo in offerta compro queste teglie qui, sono fantastiche, perché poi dopo la butto. Ok, questa non c'entra. Andiamo a mettere però, vedete, non tutte appiccicate, perché quando andranno a cuocere si apriranno da sole, non c'è bisogno di... Vengono meravigliose, meravigliose. Queste sono fantastiche. Tac. Tac. Poi abbiamo la besciamella, l'andiamo a diluire un altro po'. L'unica avvertenza, usando la pasta così, è quella di avere una besciamella un po' più liquida. Io ne andrò a fare 3 teglie, una l'ho già fatta. A questo punto, vedete, faccio una ripresa da vicino. Ecco, così sono, vedete come sono nella teglia prima di mettere la besciamella, non c'è nient'altro, ci sono solo le rosette appoggiate. Tac. Ora qui ho la besciamella, vedete, è già abbastanza liquida, però vi posso assicurare, perché io queste le faccio spesso, è bene diluirla un altro po'. O se dopo necessita aggiungete un altro po' di sale. Deve avere un po' questa consistenza, vedete, questo è un litro per una teglia così, voilà, vedete, ok, ora gliela vado a mettere sopra, così, così, la vado a stendere tutta bene, forse ci vuole anche un altro goccino di latte, l'importante è quello che abbia il liquido, vedete, ne metto un altro goccino qua, mescolo e vado a bagnare ancora. Adesso questa era abbastanza saporita, non sto ad aggiungere sale, l'avevo già assaggiata, però se aggiungete latte può essere che dopo necessita di un po' di sale. Ora parmigiano, ovvio. Una bella andata di parmigiano. Ecco, se da questo momento la lasciamo un paio di ore così è ancora più buona. Invece se abbiamo fretta la infiliamo in forno. Forno 200 gradi, 190, dipende un po' dai vostri forni, e la lasciamo almeno 30 minuti. 30 minuti, 100, dai 180 ai 200 gradi. Potete mettere anche qualche fiocchetto di burro, pepe, un po' di noce moscata sopra, potete aromatizzarla un po' come volete, e poi le andiamo a mettere in forno, così, 200 gradi, bene. Ci vediamo dopo quando sono cotte, adesso ve la faccio vedere ancora di nuovo da vicino. Eccole così, sono pronte per andare in forno. Rosette veloci. Eccole qua appena sfornate, le ho tenute su perché erano 3 teglie, 40 minuti. Dopo ognuno gli fa fare la crosticina più o meno che vuole, guardate, c'è un profumo che non vi dico. Vedete come si sono allargate da sole? Guardate un po'. Ora aspettiamo 10 minuti perché sono veramente bollenti, poi le andiamo a tagliare.
pronti per andare a tavola, iniziamo già a fare delle porzioni. Guardate un po'. Che belle, veloci, con meno passaggi, rosette differenti. Bene, spero vi sia piaciuta questa ricetta. Se la provate, poi vi leggo nei commenti. Bene, buon appetito!